benvenute sul mio canale A Tutto Tondo VD. Oggi video specialissimo perché è un video appunto di San Valentino, ma soprattutto è un big giveaway. Wow, che significa? Siamo 11 ragazze che partecipano a questo evento, dove è stato ideato da Gianina, che ha un canale su YouTube, Parmigiamo Insieme, dove è l'amministratrice del gruppo Facebook YouTube Italia Style. Quindi ci tengo a precisare che è una collaborazione di noi ragazze di questo gruppo. Sono 11 premi in palio, infatti, come si potrà vedere appunto dalla foto che vi faccio girare qui e avete potuto magari notare nell'intro o magari nella miniatura. Ragazze, fate molto attenzione a quello che sto per dire, aprite bene le orecchie, ma soprattutto andate a leggere tutto ciò che contiene l'info box, perché è importante. Dovete seguire le regole, perché dopo, quando decideremo la vincitrice, andremo a verificare se tutto quello che è stato chiesto è stato fatto. Allora, iniziamo. Prima regola, va bene, iscriversi al mio canale, lasciare un commento e lasciare un like e condividerlo su Facebook o su tutti i social che si ha a disposizione. Iscriversi a tutti i canali presenti nella lista, quindi i 10 rimanenti che troverete nell'info box. Il commento come deve essere? Ne chiediamo uno solo a video, o comunque quello che vedrete. In questo caso state guardando il mio, quindi di lasciare un commento sotto al mio video, una dichiarazione d'amore, un messaggio, un qualcosa che insomma rappresenti appunto, se si può dire, l'amore. Come funziona il tutto? Ovviamente, se volete avere più possibilità di vincita, potete lasciare un commento sotto ogni video, quindi sotto ogni canale giù nell'info box. Ovviamente deve essere diverso da quello che avete lasciato al mio, in modo di avere più possibilità di vincita. C'è una testa che svolazzava, il mio figlio, non vi preoccupate. Quindi io metterò in palio questo qua, l'essence, insomma un ombretto dell'essence sul Tony del Lilla. Potete vedere anche nella foto tutti gli altri regali, inutili che ve li dico, magari cercherò di essere veloce: una crema corpo idratante Yves Rocher, smalto Idun Minerals, matita per sopracciglia della V7, ombretto Essence, Mega Sleek Lips Gloss, eccetera eccetera, mascara Love Extreme, una palette White Wild Petal Pusher, non so come si dica, come si pronuncia, un pennello viso della Kiko, Hand and Nail Cream Amway, quindi una crema per mano e unghie dell'Amway, e due maschere di bellezza Montagne Jeunesse, non so come si pronuncia. Quindi questi sono premi, direi che è un bel bottino, quindi ingegnate la mente, ragazze, scriveteci un bel commento d'amore, una dichiarazione, un messaggio, quello che vi pare. Vincerà appunto, come dicevo, una sola vincitrice e lo decreteremo noi ragazze, scegliendo quello più creativo, più originale, che comunque ecco, è a tema San Valentino. Non vi preoccupate perché sarete informate per tempo. Il giveaway inizia oggi, 9 febbraio, e terminerà il 29 febbraio. Comunque, tutto giù nell'info box, troverete tutto lì. Ora passiamo, ora vi faccio vedere la mia proposta di San Valentino. Quindi non chiudete il video, rimanete qui con me. Perfetto, adesso vi faccio vedere la mia proposta di San Valentino. Un pensierino, una cosa carina da fare al proprio lui o alla propria lei. Inizialmente volevo fare questo. Se vi state chiedendo cosa sono questi, si chiamano Pisla. Sono delle perline a termofusione
che appunto messe insieme con il calore formano la forma creata. Di questo poi magari ne parliamo avanti nel tutorial. Come dicevo, volevo fare questo qui, l'ho fatto, però ecco, per poterlo poi rifare non l'ho potuto fare perché mi sono accorta di non avere il materiale tipo questo qui che ci serve per poter fare, per mettere magari un moschettone o congiungerlo a qualcos'altro, a un mazzo di chiavi. E poi vedete, tata, c'è la magia, c'è una foto, questo è mio figlio. Ed è, e non avevo più foto perché ormai ce le ho tutte in digitale. Le poche che ho sono di quando era piccolino oppure sono a ingrandimento, a zoom, quindi non entrerebbe dentro questo piccolo spazio. Però nulla esula a fare più grande l'immagine e poter metterci una foto più grande. Quindi io ho deciso di proporre questo, fatto sempre con i Pisla, ma diverso, da scrivania, diciamo così. Non avendo foto, ho dovuto mettere appunto un foglio di carta da una rivista. Come spiego nel tutorial, si possono fare in tante maniere. Questa è la mia proposta, appunto un piccolo portafoto. Ovviamente è una cosa fatta a mano, quindi dà personalità ed è una cosa che ti dà soddisfazione, perché puoi dire che l'hai fatta tu, l'hai creata tu. Più amore, più love di questo non ce n'è. Io ora vi lascio al video tutorial e ci vediamo dopo per i saluti e per ricordare nuovamente tutte le regole. Ciao! Eccoci qua, pronti per partire con il progetto che vi ho fatto vedere prima per quanto riguarda questo portachiave con all'interno la fotina. In questo caso è il mio figlio. È un po' vecchia questa foto perché è l'unica che sono riuscita a far entrare, ma è l'unica anche che avevo di cartacea, perché ormai sono tutte digitali. Comunque ci tengo a precisare che questo è un tutorial che ho seguito di Ombretta Arte per Te. Vi lascerò magari giù nell'info box il suo canale. Perfetto, io andrò a cambiare leggermente il progetto e farò un portafoto da tavolo, quindi da tenere sulla scrivania, sul tavolo, sul mobile, dove vi pare. Ci occorreranno i Pisla. Io adesso ho il rosso e il multicolor, quindi tutti i colori, ma voi potete sbizzarrirvi a farlo come vi pare, come più vi piace. Una pinzetta per facilitare appunto la presa dei Pisla, una base quadrata dove andremo a realizzare la piccola base dove all'interno inseriremo il cuore, forma cuore per riprodurre appunto il cuore. In questo caso mi sono già portata avanti, ci servirà tutto il cuore rosso e un altro solo contornato, che sceglieremo poi il colore successivamente nel corso del tutorial. Per quanto riguarda la foto all'interno appunto della forma, dimenticavo ovviamente carta da forno, un ferro senza acqua all'interno, quindi senza acqua, portato a max potenza ma non troppo, diciamo. E poi ci servirà la foto in questione, che in questo caso io ho un pezzo di giornale, quindi giusto a scopo illustrativo, carta acetata per proteggere in questo caso la foto, un paio di forbici per tagliare il tutto. E poi per far sì che tutto si incolli perfettamente con i Pisla e la base eccetera eccetera, una pistola a caldo. Sia il ferro che la pistola non le mostro perché sono a scaldare. Perfetto, ci vediamo allo step successivo quando il cuore sarà tutto rosso. Perfetto, ci troviamo così. Adesso ho lasciato giusto questo libero per farvi vedere come poter dare un punto di luce, come in questo qui, vedete? Questo qua,
Quindi mettiamo tre bianchi posizionati al lato e andiamo a terminare la creazione con appunto tutti gli altri pisla rossi, inserendoli qua, così. Ecco qui, la nostra creazione adesso è terminata, dobbiamo solo andarla a stirare. Mi sono portata avanti con appunto quest'altra forma, sempre a cuore, che andrà come contorno a contornare il nostro cuore principale. Io ho scelto bianco, ma potete scegliere ovviamente qualsiasi colore più vi piaccia, ma anche la forma adesso, perché noi diamo per scontato che è San Valentino, e quindi mettiamo a forma di cuore, ma possiamo fare tutte le forme che ci piacciono. Trovate gli schemi su internet, su Google, io tutte le creazioni che andrò a fare le prenderò tutte da lì, a parte qualche tutorial appunto carino preso da Arte per Te. Perfetto, adesso stireremo le nostre creazioni. Movimenti circolari, vedete? Se riuscite, diventa lucida, vuol dire che le perline si stanno fondendo. Non pigiate troppo, perché non ce ne sarà bisogno. Ecco qui, perfetto. Ok, una volta fatto andiamo a staccare la carta, oppure io mi trovo meglio facendo il tutto sopra, così. Ecco qua, ripassiamo anche qui, sempre movimenti circolari, vedete, piano piano. Ecco qui, così. Vi consiglio di lasciarla sotto un peso, un pochino, in modo che non si incurva, e la nostra creazione è pronta. Io ci metterò qualcosa di pesante sopra e andiamo a stirare questa qui. Ok, anche qui movimenti circolari, così. Anche se qui probabilmente avrò qualche problemino, perché le AMB bianche erano terminate e ho mischiato, sicuramente si noterà anche il colore, però vabbè, noi non ci perdiamo d'animo e roteiamo, facciamo giro tondo. Ecco qua, infatti si vede la differenza, queste che sono quasi tutte non ama beads, non ci sono fuse nemmeno un po', queste sì. Quindi andiamo a girare e diamo una bella botta anche qua, così. Ecco, sotto sopra, e vediamo se sì, ok, ripassiamo, perché c'è questa perlina nel collo sotto del cuore che non è attaccata. Ecco qui, quindi passiamo così, aiutando un pochino di pazienza con le perline meno buone, diciamo. Vediamo un po', qui ancora si stacca. Chissà se ce l'abbiamo fatta. Perfetto, questo è il risultato, insieme appunto al cuoricino che ho messo sotto un peso. Questo. Ok, adesso assembleremo con la colla a caldo il cuore.
ma lo faremo dopo in modo da vedere come incorporare la foto, la carta acetata e tutto il resto. Adesso ci dobbiamo occupare della nostra base dove verrà appunto posizionato il cuore. Io la farò blu. Iniziamo insieme a farla e vediamo come si fa, almeno come si procede. Non ho trovato nulla su internet, quindi farò un po' a testa mia. Farò un semplice rettangolino dove farò adagiare il nostro cuoricino in modo da poi incollarlo e avere la cosiddetta base. Io inizio a fare un rettangolino e ci vediamo dopo. Perfetto, mi sono portata avanti facendo un'altra piccola base che incollerò all'interno, cioè non all'interno, sopra alla base. Allora, finiamo insieme la base. Io ho scelto di fare 2 4 6 per 2 4 6 8 9, quindi quello che ci occorre per attaccarlo sopra e poi far andare il nostro cuoricino è farlo di 2 di 4 di 2 4 6 di 7, quindi 4 per 7, così fare la circonferenza interna. Quindi dobbiamo incollare questo sopra qua. Finiamo anche questo e andiamo a stirare la creazione. Perfetto, togliamo tutto e andiamo a stirare tutte e due, così, sempre movimenti circolari. Con questo non dovrei avere, con queste perline non dovrei avere problemi perché sono le Amabis, quindi non credo che incorreremo in incidenti perlinari, per se vuol dire. Va, facciamo questo sopra. Ok, infatti così. Ecco qui. Perfetto. Risultato. Adesso andiamo a incollare un po', così la stendiamo un po', così non gli facciamo prendere troppa. Come posso dire, livellatura, ecco, se si può dire così. Attacchiamo. Ok, pigiamo bene che la colla ha preso. Ovviamente voi la potete fare più alta, io adesso questo è un piccolo tutorial così per darvi qualche indicazione e qualche spunto. Potete rialzarla, questo lo potete fare tutti i colori, è giusto così per dare un'impressione. Fatela asciugare bene e mettete da parte. Adesso prendete il vostro acetato e la vostra fotina, diciamo. Allora, cerchiamo di capire cosa vogliamo mettere innanzitutto, perché non entra tutto il cuore. Quindi ritagliamola un pochino come più ci piace. Io farò così perché comunque non ho la foto, quindi andrò molto molto attentoni, quindi così. Io spero che quello che faccio si vede, perché non ho idea. Ok, ecco qua, più o meno, perché poi lo rifinirete dopo. Ok,
quindi andiamo magari a arrotondare i bordi. Non vi preoccupate se una parte è un po' più insomma sporge di più o meno, perché una parte di acetato non si vedrà. Ok, allora scegliamo una parte del nostro cuore. Io direi che questa è la parte da tenere, quindi incolliamo il nostro acetato, prendiamo la forma nuovamente e andiamo ad attaccare il tutto così, correggiamo ancora qualche piccola imperfezione. Dobbiamo attaccare la nostra fotina con l'acetato e poi comporre tutto il pezzo in modo di avere questa cosa così. Quindi andiamo a fare tutti i procedimenti. Mettiamo un po' di colla sul bordo, sulla cornicetta, diciamo, del cuore. Così, così. Ecco. Andiamo ad attaccarci, senza magari attaccarci noi, il foglio di acetato, quindi la carta. Pigiamo bene. E questo è il primo passaggio. Adesso non ci rimane altro che incollare la nostra fotina sopra qua. In questo caso non la metteremo qui, così. Quindi andiamo a spargere tutta su tutta la base, stando attenti al punto luce. Ecco qui, spargiamola così. Quindi ci andiamo ad attaccare la nostra foto e adesso andiamo a porci sopra la nostra cornicetta. Quindi ripigniamo la nostra colla e, facendo attenzione a non andare dov'è appunto la carta acetata, perché altrimenti si rovina. Ecco. E adesso spalmiamoci sopra la nostra cornicetta. Schiacciamo. Questo è il risultato, più o meno. Ovviamente dovete correggere le varie imprecisioni, si può fare sempre una volta che farete il cuore. Io purtroppo non riesco a essere più precisa di così, perché non avendo la foto vado un po' a che me ne frega, detto così proprio. Però calcolando che qua è il centro della foto, la foto non dovrebbero esserci problemi. Ok, una volta che il cuore è saldato, quindi io vi consiglio di apporvi un peso sopra, andiamo ad incollarlo alla base. Quindi colla così, magari mettiamo un po' di colla qui. Poi un'idea per coprire magari questa colla, appena la colla è calda, qui ci potete mettere qualche brillantino, purpurina, non so, in modo che ecco qui, lo potete attaccare dritto, storto, di obbligo, come vi pare. Eccolo qua, non so se si vede, non è venuto proprio perfetto, ma vabbè, insomma. Eccolo qui, questo è il portafoto da tavola, o comunque un soprammobile anche carino. Dietro c'è il nostro cuoricino. Eccolo qua.
perfetto. E nulla, ci vediamo al prossimo video tutorial. Buon San Valentino a tutti! Eccoci qua, spero che il video tutorial vi è piaciuto. Ovviamente un pollice all'insù per questo video. Prima dei saluti vi ricordo nuovamente le regole: lascia un like, condividi questo video su Facebook e su tutti i tuoi social network, iscriviti ai canali qui sotto presente nella lista info box, lascia un commento sia nel mio video o negli altri video, come fa più piacere a te, ma nel mio ricordati di lasciarlo. Ricordo un'altra cosa: se vuoi lasciare commenti negli altri video, ricordati di non farli uguali, di farli diversi per avere più possibilità di vincita. I premi sono 11, li ho elencati prima. Ragazzi, vi raccomando, leggete tutto quanto nell'info box, perché è importante, vero? Diglielo alle ragazze. O se non lo ascoltate e dicete: boh, dove dobbiamo guardare? Che ci siamo dimenticate? Bravo! E poi seguite le regole per avere i premi in pugno qualora qualcuno di voi vince. Per qualsiasi informazione non esitate a scrivermi un messaggio privato, non lasciate altri commenti, ve ne prego, lasciatene uno, perché altrimenti sarà difficile andare a cercare i commenti tra i commenti, diciamo così. Adesso io vi do un bacio a tutte e tutte, vi do un augurio di buon San Valentino e... E posso parlare ora? Certo, puoi parlare ora. Per fortuna. Ragazzi, vi prego, lasciate i pollici in su. Buon San Valentino! Buon San Valentino! Ciao!